Allora, ciao a tutte ragazze e a tutti, nuovo video, le cose mie più strane, come promesso, anzi, non è che l'ho promesso, l'ho voluto fare io perché in realtà non so da chi l'ho visto o se l'ho visto da che parte, se l'ho voluto fare io da sola e basta, comunque non importa, anche se in realtà dovrebbe importarmi, ma voglio proseguire da sola, scusate un po' se mi intartaglio. Allora, saluto innanzitutto Vanessa Van Gogh, come si chiama lei, non mi ricordo. Scusami come dire, sì, insomma, per la pronuncia del tuo canale, ma non mi ricordo bene. Comunque, ho visto da te questo video. Scusate i cani sottofondo. Allora, questo video vuole essere un video sulle mie cose più strane. Allora, quando ero piccola praticamente avevo paura a farmi vedere in una... a farmi vedere in... come devo dire? No, non a farmi vedere. Ricapitoliamo. Allora, avevo paura che praticamente potessi vedermi in televisione, il che no, era impossibile. Però io intanto avevo paura, non capisco questa paura strana che avevo, ma... cioè, ho detto... dicevo mia nonna o mio nonno quando ero piccolina, o anche a mia madre: nonna, mamma, ascolta, guarda che mi stai guardando dalla televisione. È strano, ma cosa ti guardano? Che la televisione è solo una televisione, non è nulla di che. Vabbè, adesso non mi ricordo bene le parole esplicite, però tanto per capirci che se uno un telegiornale sta, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, tutte fissazioni mie, impressioni mie strane di quando guardavo la tele, che a me mi sembrava che mi stesse guardando a me, sia i giornalisti o gli attori, quando anche no, vabbè, lasciamo perdere. Altre fisse strane non ve le so dire, come per esempio se... aspettate, io non guardo cose allucinanti. Se guardo le statue, no? Per esempio, e sembra che mi stanno fissando, mi viene un... ce l'ho anche adesso questo terrore, questa fobia. Però alla fine non è nulla di che, perché sono solo statue. Le statue non fanno male, come non fanno nulla di male. Mentre io sono fissata, tipo, prendo, che ne so, questo bastone della tenda, no? Alla fine non mi succede niente, non mi tocca il bastone della tenda, sono io che lo sto toccando. Però, per fare un esempio stupido, o che ne so, per esempio, aspettate un secondo, voglio vedere se sta registrando. Sta registrando, sì, ok. Vedete questa statuetta qua, questo porta salvadanaio, questo porta soldini, spicci. Vabbè, salvadanaio, come lo Dio si voglia chiamare. Questo è praticamente alla fin fine risulta che non mi fa nulla. Infatti, avevo paura di queste cose, mentre la mia più grande fissazione è le statue. Se io fisso le statue, poi non lo so, ho qualche paura strana. Non capisco il perché, non capisco il per come, quando e per... vabbè, c'ho troppe domande che non mi so rispondere. Comunque, a parte le storie che sto dicendo è la verità. E poi, cos'altro c'è? I disegni dipende come sono fatti i disegni. Io ho una strana paura, boh, non ne ho idea di questa cosa, ma sarà una mia congettura strana, ma io i disegni, dipende il disegno art da arte che ho fatto, l'artista che ho fatto, mi fanno un po' senso, non so dirvi, non so voi, ma a me mi fanno un senso avvicinante. Dipende dal disegno, tipo disegno una donna o un bambino, qualcosa del genere. Vabbè, no, a parte i bambini non si toccano, ma se disegni un qualche cosa, un insetto, un qualcosa di strano, si salvi chi può da me. Divento pazza, isterica, psicopatica divento, no, non ce la posso fare. Anche gli animali, io amo gli animali, ma dipende dal tipo di animale o di quel che è. Io ho una paura, fobia incredibile, non sto a dire di cosa, perché poi vi stalkerizzate con qualsiasi cosa, quindi lasciamo perdere. Niente ragazze, queste erano le mie piccole paure che ho,
ma non vi ho detto di cosa, perché tanto lo sapete, le mie stranezze. E altra stranezza che ho, le moscerini. Io moscerini, vabbè, quelle moscerini ci abbiamo tutti. Ah, non ho finito, allora, anche, per esempio, il telefono a tavola, io per esempio lo porto, il telefono a tavola, ma lo porto solo per guardare i vostri video. Se invece sono con gli ospiti, il telefono a tavola lo porto ma non lo uso. Sono strana, o lo uso quando ci sono i miei familiari solamente, o se no non lo utilizzo per niente. È strana, sì, sono fatta così. Oppure se devo rispondere a un messaggio, tante volte che sono impegnata con altre persone, o rispondo all'istante o non rispondo per niente, faccio tabula rasa, muta, non rispondo, vabbè, no comment. E altra cosa che non mi piace tanto delle mie stranezze è che vorrei mangiare a bocca aperta, scusate, a bocca chiusa, e mi dimentico di mangiare a bocca aperta. Ma questa è una mia stranezza, perché io dovrei mangiare a bocca chiusa, perché so benissimo che è una maleducazione, ma non è perché è più forte di me, ma perché semplicemente sì, non riesco a mangiare con la bocca chiusa, mangio a bocca aperta e con la bocca piena. Non è una cosa bella. Vabbè, bocca piena è ovvio, se stai mangiando è ovvio che è la bocca aperta, la bocca piena. Aspetta un secondo, ragazzi, perché qui c'ho... Allora, sto sistemando qui, camera mia, c'ho pure il letto disfatto, ma fate come se fosse a casa vostra, perché non ci penso nemmeno di fare il letto io. Già. Allora, mi sono messa di nuovo. Oddio, mi sta cadendo tutto. Scusate un attimo. Allora, comunque, questo è il quanto. Altre fissazioni che ho. Quando guardo la televisione o YouTube, non mi voglio interrotta di niente perché divento ancora più pazza, più psicopatica. O non mi voglio dire nulla, oppure mi piace commentare la situazione di qualsiasi youtuber io guardi, o anche la tele. Se guardo una soap o che sia una telenovela, voglio commentare a tutto andare, sia come è fatta, come è strutturata, come non è fatta e così via dicendo. Quindi ragazze, non me ne fate la colpa, ma io sono quella che, come tipo Vanessa Van Gogh, se non commento non sono contenta. Non so se abbia detto così, ma più o meno io ho capito così. Io commento come fa lei e mi piace molto commentare. Anche per, tipo, siccome io sono appassionata di montaggio, no? Taglio cose varie, anche se col cavo le faccio quasi sempre i tagli. Io i tagli, se non faccio un taglio, non sono contenta. Invece stavolta da qui in avanti li farò. Sempre con la promessa da marinaio, ma ci voglio provare, perché altrimenti non se ne può. A proposito, ho appena caricato un video, l'ho messo in privato. Appena posso lo pubblico, appena posso. Dopo questo video, prima carico questo video e lo metto in privato e poi pubblico quello e vabbè, ci penso su prima di fare una cosa, prima di pubblicare tutti e due questi video. E cos'altro oltre al telefonino? Ah, che sto sempre col telefono in mano, però non è solo la mia colpa, ma alla fine anche... Allora, vediamo se riesco a metterlo così perché... E da prima che ce l'ho così e mi dà fastidio. No, così no. Così sì. Ok, perfetto. No, perché sto vedendo anteprima che lo sto mettendo in una maniera piuttosto sbagliata. Ok, perfetto. No, non ho l'anteprima del telefonino. Non ho il telefono. Vabbè, lasciamo stare. Mi sto guardando dalla televisione che il telefonino è messo in maniera un po' piuttosto sbagliata, ma vabbè. Sperando che la telecamera abbia ripreso tutto quello che sto dicendo, perché sennò parlo invano. Comunque, nulla. Allora, vi stavo dicendo, sempre che non esco fuori tema, come al solito, ma vabbè. Niente, il mio video termina qua perché altrimenti non esce più. E basta. E dopo faccio un altro video che dice se ci riesco, e se no ci vediamo domattina. Ciao, un bacio ragazze, mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e ovviamente vi ricordo di passare da Van Gogh, Vanessa, o anche dalla mia amica Steffi,
la pirotina knife. Un bacio e a presto. Ciao, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella e perché no? Non so. Basta, condividete se vi va. Ciao, un bacio.